E a Gifuni Valle Piana, nel Salernitano, è entrato nel vivo il Festival del Cinema per Ragazzi. Ettore De Lorenzo. Il Festival del Cinema per Ragazzi di Gifuni si conferma un evento unico dove l'inclusione e la tolleranza sono regole base. I film in concorso mettono a confronto storie e culture distanti e solleticano la curiosità dei ragazzi, come il film turco Mor, proiettato ieri in sala, che ha emozionato non poco i giovani giurati, come conferma il vice direttore del Gifuni Film Festival, Maglio Castagna. Un film straordinario sulla migrazione, più che sulla migrazione, sul traffico degli esseri umani. È un film durissimo, è un film che racconta come l'uomo possa diventare peggio di un animale quando entra dentro la sua vita il soldo, il denaro. E i ragazzi, i cosiddetti Gifoners, loro si sentono cittadini del mondo. Noi giovani siamo completamente diversi dalla generazione che ci precede, almeno la maggior parte, si spera, che quindi le cose in futuro non potranno sicuramente cambiare. Stasera ci sarà anche l'anteprima di Incredibili 2, il sequel della Disney sulla strampalata famiglia di eroi, ma ieri è cominciata anche la sezione musica con il concerto di Benji e Fede che, prima di suonare, hanno incontrato i loro fans. Quando succede che si creano questi dialoghi con ragazzi più o meno della nostra età che hanno voglia di fare, insomma, e sono interessati al nostro progetto, quindi ci fanno anche domande inerenti, noi non potremmo essere più felici.